Tutti e bentornati alle nostre dirette su Bridge Online. Io ringrazio Gaetano per la sua ospitalità nel suo gruppo. Ciao a tutti, ciao, intanto controllo dal telefonino chi c'è e chi non c'è. Ciao. Allora, bentornati. Ok, ci siamo, mi sto guardando. Quindi ci siamo, siamo pronti. Perché non parte? Bene. Ok, aspettate, non va. Mi guardo, mi vedete? Sì, penso di sì. Aspettate un attimo. Buonasera a tutti, buonasera, arrivo. Allora. Ok, buonasera a tutti, aspettate che vi... Buonasera, ciao a tutti. Ciao Stefania, ciao Giusy, ciao Nadia, arrivo, vi prendo dal telefonino, se no non vi leggo. Ok, perfetto. Perché mi dà questa cosa? Ok, arrivo, se no non riesco a leggere le domande. Ok, ci siamo. Ok, dovrebbe essere ok. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. Ciao Monica, rimetto gli occhiali. Ok, ciao Marina. Ciao Vincenza. Ciao. Ciao a tutti quanti. Allora, come... Ciao Mariella. Ciao. Allora, come avevo scritto... Ciao Loredana. Ciao, vediamo se riusciamo a dire due parole. Allora, come vi avevo scritto nel post, ciao Deborah, ok, non rilascio messaggi dal mondo dello spirito, non faccio medianità pubblica su Facebook, ok, mi dispiace. Quindi, come avevo scritto nel post, se avete delle domande sulla medianità o che posso aiutarvi a sciogliere qualche dubbio, non è la verità, ma quello che posso sapere io. Ciao Claudia, vi do una mano. Ok, quindi se avete delle domande scrivetemele pure. Intanto io comincio. Scusate, okay. Sapete sempre il mio tran tran che all'inizio è sempre così un po' mosso. Allora, grazie Giusy. Allora, vi spiego un attimo. Ok, Nadia. Ah, ok, te la spiego. Te la spiego subito. Ciao Antonella, ciao Mary. Allora, ti spiego un attimo, vi spiego un attimo un secondo una cosa sto notando in questo periodo, ok? E cosa succede? Succede che, come sappiamo tutti, o qualcuno non lo sa, ma lo ripeto, dal 1 novembre al 6 gennaio, è come se... il velo tra noi e il mondo dell'oltre si assottiglia sempre di più. Ok, facciamo questo esempio: è come se è come lo Scottex, no? Di casa che ha tre veli, è come se adesso ne avesse due, quindi hanno tolto un velo e quindi c'è un po' più di leggerezza, un po' più di contattabilità tra noi e il mondo dell'oltre. Perché vi dico questo? Perché in queste consulti, in queste giornate, ciao Terry, arrivo, se no mi perdo nel discorso, ok, è sempre così, è normale. Sto notando che ultimamente nei consulti, da quando succede questa situazione, scendono sempre più persone, nel senso che ultimamente di solito arriva un'entità, adesso ne arrivano due, tre, quattro, quindi sto sentendo anch'io che c'è questa più leggerezza, no? Questo più assottigliamento del velo tra noi e il mondo dell'oltre. Volevo farvelo sapere così anche per noi è uguale, quindi nel senso che sentiamo molte più persone, cioè per questo che riguarda me. Allora, ok, vado a riprendere subito la domanda di prima. Ciao Nadia, Nadia Sonia Mattina. Ok. Vorrei sapere com'è la tua giornata. C'è un giorno senza medianità e spirito oppure la notte oppure in continuazione nelle tue giornate? Allora, ci sono le giornate di stop, nel senso che ci sono le giornate di aggiornamento o di cambiamento che il mondo dello spirito mi lascia camminare sulla terra tranquillamente. Cosa significa tranquillamente? Tranquillamente nel senso che loro ci sono, ma non si fanno sentire, cioè si fanno sentire, ma non,
non è il comunicare con gli altri, sono giornate propriamente dedicate alla terra, qualcosa che io devo imparare terrenamente, ok? Giornate che possono durare settimane, possono durare mesi, ok? Quindi vivo una vita normale, ma di solito la vivo normale, perché per me la normalità è questa. La mia normalità è questa, alzarmi la mattina, dare il buongiorno a loro, fare la mia colazione, andare al lavoro, stare con loro continuamente e sentirli. Capisci che se non comincio a sentirli per un giorno, comincio già ad andare un po' in panico, per due vedi un po' tu come sono conciato. Quindi per me le giornate normali sono queste, sono le altre che sono un po' storte, ma è così. Durante la notte ci sono dei mesi che dormo già profondamente, e ci sono dei mesi che vado a letto all'una, alle due, alle tre, poi magari mi svegliano alle quattro, devo scrivere, un po' più caotici, in base al periodo, in base al movimento che c'è. Però forse è un allenamento che mi stanno dando, una situazione che mi creano per farmi capire determinate cose. Quindi le mie giornate sono queste, sono anche giornate che ci sono ma non ci sono, quindi la vivo un po' così ed è fantastico, per me è fantastico, e quando non ci sono che vado in tilt, però è fantastico. Allora, buonasera, ho appena visto una luce alla finestra ma non c'è realmente, alla tua finestra o alla mia? Grazie mille Alessandro. Grazie, ciao Alessandra, ciao Sara Nicole Coppini. Jerry, posso chiederti se i tuoi viaggi astrali sono come quelli di Nicoletta e sono diversi? E non so cosa. Io non so cosa. Allora ti spiego i miei. Io lavoro di notte con i viaggi astrali. Cosa succede? Vado dalle persone che hanno bisogno di guarigione impongo, ok, così te la spiego più delicatamente, le mie mani, ok, sopra la persona e do la guarigione, ok? Nel senso che il mondo dello spirito tramite me dà la guarigione a questa persona. Io non faccio niente, vado solo da questa persona a mettere sulle mani, la persona sente caldo, freddo, dipende dalla persona, dipende dal suo sentire, per aiutarla nella sua guarigione. Ovvio, la guarigione si intende che io, il mondo, non io, il mondo dello spirito dà qualcosa, poi sta lei a guarire, è la sua anima che decide di guarire, ok? Tutto qua. Non so cosa faccia Nicoletta con i viaggi astrali, ti dico proprio la verità, perché non lo so, però i miei viaggi astrali sono questi. Se lei nei suoi viaggi astrali parla con l'oltre è un'altra cosa, io l'oltre mi arriva di fronte, mi parla nell'orecchio, mi fa vedere nelle immagini, mi parla in vari modi, capito? Ultimamente stanno continuando a svariare. Ho appena finito un contatto con due canzoni, una posizione di come era seduta la persona che non mi ha fatto schiodare quasi fino alla fine, quindi variano da persona e da come variano i contatti, ok? Però per quanto riguarda l'astrale, il mio astrale è questo, quindi io entro nelle case delle persone, vado a vedere la situazione che c'è, se c'è magari, se devo sistemare una situazione di negatività, devo ripulire la casa, eccetera, eccetera. Questi sono i miei viaggi astrali. Ok, ciao Marina Guida, spero di essere stato utile. Se hai qualche altra domanda, se non hai capito. Aspetta, Sara, scrivimi pure che cerco di rispiegartelo meglio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Marina. Jerry, volevo sapere, io da piccola sogno i defunti. Allora, volevo sapere, io da piccola sogno i defunti. Secondo te, come mai? Sono sogni molto lucidi che ricordo perfettamente come se li avessi vissuti davvero. Ok, può essere la tua medianità durante il notturno. Ok, quindi tu i defunti non li vedi di giorno come li vedo io, ma li vedi di notte, e ti conviene tenere un block notes, se non l'hai mai fatto, o carta e penna comunque, per scrivere ciò che sogni per quanto riguarda questa persona, perché ti può essere utile, o per te, per un'altra persona, il sogno che hai fatto. Ok, ciao Chiara, ciao Sara.
Ciao, ciao. Sara Daia. Allora, un abbraccio. Ciao Anna Porta, un abbraccio a te. Ve lo mando io un abbraccio qua dalla Lombardia a voi. Ciao, ciao Franca, ciao. Allora, Patrizia Corbelli, ciao Patri, ciao Gerardo, proprio oggi ricorre il viaggio nell'oltre di mio papà ed eccoti qua, un abbraccio a Patrizia, un abbraccio a te di cuore. Allora, buonasera a tutti. Allora, Alessandra, è possibile che sento la presenza di mio papà più qui a casa mia quando vado al cimitero? Mi sento più spenta e vuota. Sì, Alessandra, perché come ben sai, loro sono più qua in casa nostra che al Camposanto, ok? Noi sappiamo di questa cosa, quindi tu vai al cimitero a portare dei fiori, ma ti senti vuota perché sai che tuo papà lo senti più, lo percepisce più in altre situazioni che lì, ok? Ciao Cristina. Si blocca? No, io lo sto guardando sul mio Facebook e... Ciao Katia! Ciao! Io lo sto guardando sul mio Facebook e va. Quindi prova a vedere Nadia se è solo il tuo o avete altri problemi. Grazie Eliana. Allora, Romina Agnese, c'è stata la guarigione e qualche persona ha capito. La guarigione è anche dell'anima, hai capito? Nel senso che si prepara anche una persona per andare nell'oltre. Dipende sempre dall'anima cosa decide di fare, capito? Non è che un guaritore ha la potenza o la capacità di guarire una persona, assolutamente no, è l'anima della persona con l'aiuto delle altre persone che gli mandano guarigione di decidere se continuare sulla vita terrena oppure decidere di andare nell'oltre. Però sempre di guarigione si tratta perché o in un modo o in un altro la guarigione ha effetto, capito? Però è sempre la persona che sceglie cosa deve fare, non è che noi scegliamo per lei, cioè nel senso. Non è che io posso togliere, cioè per quanto riguarda il guaritore, parlo di me stesso, un tumore o qualsiasi cosa d'altro. No, questo assolutamente no. Non posso intervenire, nessuno può intervenire su una scelta di una persona, anche se riguarda quel tratto di vita. Ok? Noi diamo solo una mano a mandare guarigione e poi la persona decide come usarla. Ok? Mettila in questo modo. Ok, noi cerchiamo di mandare sempre il bene, cioè sempre il pensiero positivo per questa persona per aiutarla a guarire. Poi decide lei cosa vuole fare. Ok, Romina? Se non mi sono spiegato bene, scrivimi che te la spiego meglio. Ok. Ciao Marina, ciao. Allora, buonasera. Mio nipote da un po' di tempo fa sempre sogni dove rincorso. Rincorsa da persone oppure sente presenze dietro le spalle, ok? O gente che vuole prenderla, si sveglia in piena notte che le sembra le manchi il respiro. Cosa può essere questa cosa? Le turba non poco. Ok, ti posso chiedere gentilmente se lei ha giocato con qualcosa di strano che riguarda il mondo dello spirito? Nel senso la tavola o piuttosto qualche la Scusate, un qualcosa che riguarda il mondo dello spirito, ok? Si è giocato con qualcosa. Ciao Claudia Moretti, la guarigione che impone il fisico oppure riguarda anche la parte psicologica, eccetera, grazie. Ciao Letizia, allora, la guarigione che imponi è... Ok, allora, per quanto riguarda la parte psicologica, è quando una persona fa un contatto, il mondo dell'oltre viene ad aiutarla, ok? E questo è un discorso. Per quanto la guarigione è fisica, ok? Tipo un male al ginocchio, un problema alla schiena, una situazione che procura un dolore a questa persona, ok? Però è sempre la persona che ci mette l'intento, ok? E per quanto riguarda la parte psicologica, no, la guarigione non può entrare in un cervello e metterlo a posto, lì ci vuole proprio o un dottore o un consulto, cioè più un dottore sulla parte psicologica, poi dipende da che situazione è, da che grado è, se ci sono tante cose sulla parte mentale, la guarigione non arriva alla parte mentale, ok?
è più fisica. Ciao Concetta, benvenuta. Allora, devo rimettere gli occhiali. Io li continuo a togliere, ma devo rimetterli. Gerardo, volevo sapere, oggi è il mio compleanno, i miei cari nell'oltre lo sanno? E certo che lo sanno, è ovvio che lo sanno, certo. Festeggiano con te, ma tu ti ricordi poi dove vai nei viaggi astrali? Sì, Mariella Marino, mi ricordo sì, perché, perché poi la gente chiede e io do delle indicazioni tipo... Se è passato stanotte ti posso dire sì e so che sul soprammobile della sala hai il cornino a forma di peperoncino, l'antisfortuna, oppure hai i mobili della camera da letto bianchi con una barra di colore argento, ok? Quindi do delle, tra virgolette, delle testimonianze che sono stato in quella casa, ok? Tantissimi, grazie Katia. Grazie. Ok, Alessandra, ultimamente mio papà cadeva spesso dal letto, aveva sogni agitati, ci doveva salvare, veniva rincorso da animali aggressivi, non stava ancora male, non aveva avuto sintomi, ha avuto un infarto. Ok, in che cosa intendi Ale? È una domanda, non ho capito. Alessandra Valenti. Ciao Sabrina, penso che la mia casa abbia qualche negatività, troppi eventi tristi si susseguono. Devi portare allegria tu, ok? Grazie Katia, devi portare allegria tu e come si dice? Devi cambiare l'energia che hai tu. Vedrai che in base a come cambi tu l'energia, cambia anche l'energia della casa. C'ho il pesce che continua, c'ho il pesce rosso che continua a saltare. Ok? Scusate, perché ha fame e allora fa. Non sento il rumore. Ciao Anna. Volevo chiederti una cosa. Volevo chiedere, una settimana fa ho trovato un piccione morto sul balcone. Secondo te c'è un messaggio che mi vogliono dare da lassù? Grazie. Assolutamente no, è un caso. Allora. Ok, sì, esatto, grazie mille. Pensa che domenica sono stata al Festival dell'Oriente, ho incontrato il monaco buddista tibetano, io sono un buddista e ti giuro con tutte le persone che c'erano, non ho sentito più visto niente intorno a me, è meraviglioso come se fosse un'altra parte. Perfetto, ok. Ciao Sabri. Anna Maria Tagliabue, quelle persone che hanno avuto delle esperienze fuori dalla paradisiaca. Ok, e sono anche quelli infernali con tanto di fiamme come... Ma... Aspetta. Quelle persone che hanno avuto delle esperienze fuori dal paradisiache. E ci sono anche quelli infernali con tanto di fiamme come mai? Puoi ripetere la domanda perché non l'ho capita? E non ho capito cosa intendi come dal paradisiache. Ok, Anna Maria. Ciao Letizia. Allora, se senti russare dipende se la persona dipende se è una casa dove la persona se è andata ad abitare dove una persona è deceduta lì, ok, che aveva quel vizio o c'è qualcuno comunque che si vuole far sentire con questo. Arrivo, eh? Con questa sua familiarità del russare. Gerardo, qual è stata la notte indimenticabile per te riguardante il mondo dello spirito? C'è stato qualcosa di forte? Grazie, Katia. Allora. Non ci sono notti particolari, però ci sono state delle situazioni molto importanti. Ciao amore mio, c'è anche mia moglie in diretta. Ciao, ciao Fede. Ciao.
Allora, ci sono state delle situazioni molto importanti durante il primo periodo di pandemia, quando le anime andavano di là a gogo. Quindi per gli operatori di luce, chi c'è dentro come operatore di luce lo sa, abbiamo avuto un bel da farci, ma ne abbiamo anche un po' risentito come persone, tra virgolette, perché loro hanno fatto tanto per noi, hanno scelto quella strada per aiutarci a cambiare e quindi è stato un momento un po' particolare. Poi vabbè, noi operatori ci aiutiamo continuamente, terremoti, facciamo tante cose, sempre per il mondo della luce, sempre. Quindi qualsiasi situazione è, c'è qualche problema e uno chiede aiuto, noi ci siamo per tutti, ma tutti, questo riguarda tutti gli operatori di luce. Quel periodo lì però è stato abbastanza pesante, ok? Poi vabbè, ci sono i periodi belli, nel senso mi diverto quando come posso dire, quando vado a trovare qualcuno che conosco, vado a vedere come sta. Però il periodo particolare è stato quello. Poi ce n'è un altro, ma a quello non ho potuto rimediare, anche se avrei voluto. Grazie a te, Romina. Grazie a te. E lì non ho potuto fare niente. Sempre il discorso vecchio sulla guarigione. È l'anima che scende. Avrei voluto fare tanto, ma purtroppo non ho potuto fare niente. Ma non parlo del periodo della pandemia, parlo di un periodo molto precedente. Ok, allora, ciao Camilla, vorrei tanto sentire mio marito. Devi lasciarti andare, come si dice, devi cercare di portare il tuo centro a essere più tranquillo, ok? E più sereno, ora vedrai che lo senti. Ok. Ciao Maria Grazia Scarpellini. Ciao, buonasera. Vorrei capire perché mi rompo tutti i legamenti. Prima caviglia, ora polso. Qualcuno mi dice che c'entra la famiglia. Inteso Avi. Non lo gioia, questa domanda non ti so rispondere perché non dovresti valutare bene la tua situazione e il tuo caso, ok? Però sto continuando a guardare il pesce, perché continua a salire e fa le pop, perché sa che sono in cucina, quindi c'ha fame, però sa che mangia solo la mattina, quindi ok, scusa Maria Grazia Scarpellini, nel senso non posso risponderti perché non saprei come aiutarti in questo contesto, ok? Bisognerebbe valutare la situazione un po' più delicatamente. Ciao Veronica Ferri, no, sono nato così, sono proprio nato così e così come vi vedete, quindi così. La mia medianità è sempre, mi arriva, ce l'avevo già dalla nascita, l'ho sviluppata per un periodo della vita da piccolo, poi si è fermata, ho fatto la vita che fanno tutti i giovani, a un certo punto, boom! È tornata e ho fatto la mia scelta di camminare insieme al mondo dello spirito, essere preso per mano da loro e andare avanti. Allora, Alessandra Valenti, potrebbe essere qualcosa che annunciavano a lui per prepararlo per la sua partenza, ok? Ti faccio un esempio che mi è capitato a me in famiglia. Negli anni precedenti avevo fatto delle sorte di pellegrinaggio e in un pellegrinaggio ho portato dietro anche mio suocero e mia suocera, no? Mia moglie non è venuta. Quel pellegrinaggio mio suocero ha avuto un sentore, no? E qualcuno dal mondo dell'oltre gli ha detto determinate parole che nessuno poteva immaginare o sapere. Io ancora non ero così, non avevo questa dote,
non mi era ancora ritornata. Quindi se avrei avuto qualcosa l'avrei percepito. Si vede che doveva andare così. Torniamo dal pellegrinaggio e questo per spiegarti il sogno di tuo papà in un modo e quello che è successo a mio suocero in un altro. Viene a casa, lui aveva i conigli, aveva le galline, fa sparire tutto. Pittura al garage che non aveva mai pitturato da una vita. Il giorno prima di partire chiamò sua figlia, mia cognata che abita in un'altra casa, ha detto vengo a trovarti, vengo a bere il caffè. Lui non è mai andato alle 5 di pomeriggio, è come se fosse andato a salutarla, ma lo poteva sapere solo la sua anima, nemmeno lui come persona. E il giorno dopo se ne andò. Quindi ci avvisano, in un determinato modo ci avvisano, avvisano l'anima di prepararsi. Naturalmente da quelle pellegrinaggi erano passati dei mesi, ok? Quindi non è che una settimana, dei mesi. È perché lui ha sistemato la casa, ha pitturato le tapparelle, quindi ci avvisano, ma non avvisano noi persona, l'anima. E l'anima si comporta in un modo, ma tu persona non puoi saperlo. Quindi ti posso dire che potrebbe, c'è una risonanza, potrebbe esserci una risonanza, sì. Ciao Amalia. Allora, con questo sesto senso, come lo vogliamo chiamare, si nasce o c'è modo di poterlo sviluppare in qualche modo? Deborah Madaschi. Allora, per quanto riguarda la medianità, Deborah, è il mio punto di vista, la medianità, con la medianità si nasce e con la sensitività siamo tutti sensitivi, poi a svilupparla, ok, per percepire qualcosa di più, ma di medium devi fare molta strada, okay, ma molta, non come una persona che ci nasce. Okay. Quindi medium ci si nasce, sensitivi lo siamo tutti. Questo è il mio pensiero perché quando si fa medianità o una persona medianica sa con chi parla, sa cosa sente, sa cosa percepisce, sa determinate cose, ok? Perché c'è nato. Chi ha la sensitività e cerca di svilupparla di più e sente o vede il mondo dello spirito deve capire cosa sente, chi sta sentendo, cosa sta vedendo, e non so come spiegartelo in particolare. Io ho visto il mondo dello spirito in due modi diversi, ok? Come lo vedo io e come le vedono gli altri. Quindi, non che gli altri lo vedano sbagliato, ma ho percepito che ognuno lo vede in modo diverso, ok? Però so con chi parlo. Capito? Perché sento quella vibrazione diversa. Spiegartelo è un po' particolare, Deborah. Vediamo. Ok, è come quando uno nasce con la dote che a 6 anni è capace di suonare il piano, ok? E più va avanti con gli anni, più sarà sempre più bravo a suonarlo perché c'era già in dote. In confronto a uno che a 10 anni gli viene l'impulso di suonare il piano, ok? Quindi quello che a 10 anni impara a suonare il piano ci impiegherà molto di più ad arrivare a dei livelli che quello che a 3-6 anni era già capace di suonare il piano perché è nato con questa dote, ok? Spero di essermi spiegato bene. Ciao Marina. Zanovello, no Gerardo, sono sicura che non ho fatto nessun gioco. Da poco ho perso una zia, da 2 anni uno zio che era particolarmente legata. Si è ammalato mentre lei era in gravidanza. Allora, il suo bambino è nato 3 giorni dopo. Ah, scusate, mi sono bloccato. Ma ero io che mi sono bloccato, stavo andando avanti senza parlare. È nato 3 giorni dopo. Dopo che lo zio è passato nell'oltre, vorrebbe tanto sognarlo. In questo stato non può sognarlo di sicuro. Perché, da come ho percepito, da quello che tu mi hai scritto prima, non sono spiriti che vengono a portare amore, ok? Perché il mondo dell'oltre non. Aspetta, sto andando a riprendere il tuo messaggio. Non ti fa questi scherzi, ok? Aspetta.
Oh, arrivo ragazzi. No, no, non c'è più. Ok. Comunque, allora, cerca di pulire la casa, Marina Zanovello. Con un incenso io uso lo spirito al guide perché ha un buon odore. O se no con Palo Santo. Vedi come funziona se cominci a dormire di notte, ok? Poi me lo fai sapere. Va bene? Però in questo stato non posso sognarlo perché la sento nervosa e agitata, come hai scritto tu. La Ombri. Ciao. Ciao a tutti e tutti. Di notte mi capita di sognare persone che stanno per morire. Percezione, lo scopro magari il giorno dopo, ok, e che magari non conosco. E alcune di loro mi chiedono di essere accompagnate da qualche parte. A me viene da piangere, ma loro sono sempre sorridenti. Perfetto, questo è il mondo dell'oltre. Vorrei sapere se effettivamente sto facendo qualcosa di positivo esattamente per queste anime e come potrei eventualmente favorire questa esperienza senza dover aspettare che arrivino da soli. Scusate per la lunghezza e grazie per il lavoro meraviglioso che fate. Ma guarda, Gioia, che La Ombre, lo fai anche tu, un lavoro meraviglioso. Praticamente sei un guardiano della soglia, loro sanno che tu accompagni le anime nel mondo dell'oltre e ti vengono a cercare. Tutto qua. Fai un bellissimo lavoro, anzi, sono io che ringrazio te per quello che fai. Tanta stima, ragazza. Quello che intendevo, si può aiutare una persona a maturare, a prendere più valore verso la parte di coppia perché il resto è tutto top? Sì. Questo è un altro discorso. No, per quanto riguarda la guarigione energetica, no, perché è lei che deve capire, c'è chi matura prima, c'è chi matura dopo. No, questo no. Claudia, questo no. Ok? Questo deve parlare con qualcuno, con un dottore per capire, per diventare in grado di farli sviluppare con le parole e i pensieri molto più velocemente. Ok, no, la guarigione non fa. La guarigione cura le aiuta a curare, scusate, le malattie. Ok. Anch'io di notte sento russare vicino a me, ma non ricordo nessuno che russava. Devi vedere se Anna Farella, se in quella casa dove sei ad abitare, è una casa dove tu sei andata a vivere o è sempre stata la casa di famiglia. Ok, comunque se senti russare qualcuno russava di sicuro. Ciao Gerardo, ciao Franca. Stamattina prima di svegliarmi ho sognato una ragazza in camicia da notte che cadeva dall'alto davanti ai miei occhi. Penso, ok, suicida. Può essere un messaggio da interpretare da parte del mondo dello spirito. Dall'alto. Ok. Non penso che sia un messaggio. Tu dormi con la camicia da notte, per caso? Non che tu ti devi suicidare, Franca, per l'amor di Dio. Però bisogna capire se stavi, magari hai fatto un astrale, ti sei vista rientrare nel tuo corpo, ok? O era un'altra persona. Ciao, Franca. Concetta, Gerardo, a casa mia si accende sempre la TV, fa clic e lo schermo si fa grigio e poi pochi secondi si spegne da solo. Mi piace pensare che c'è qualcuno con me. Esattamente, Concetta. Perfetta interpretazione. Nadia, io vengo svegliata da. Ok, Nadia, sabato mattina, io vengo svegliata da sussurri o tocchi. Ciò non mi spaventa. Ma chi è secondo te se cede spesso proprio quando mi sto per addormentarmi? Potresti spiegarmi? Allora, già che non ti spaventa è buono, può essere che prima di addormentarti, ok, sei in uno stato totale di rilassamento che percepisci di più il mondo, cioè la tua energia percepisce di più qualcosa dall'alto. Quindi io penso che sia una figura maschile, sento un'energia maschile che viene a farti questi piccoli scherzetti per farti capire che lui è con te, ok? Perfetto Alessandra, quindi tutto coincide come è successo a te in un modo, a mio suocero in un altro. Caterina Firmani Andreozzi, ciao, la mia anima se n'è andata insieme a mio marito, io non ho più anima, non è vero. Non è vero. Ciao Anna Maria Squeri, ciao Gioia mia, ciao. Allora, non è vero.
Questa non è vero. Puoi dire che magari è andato via il tuo cuore, ma non la tua anima. La tua anima è con te, se no non saresti qua a camminare sulla terra. Quindi, su questi lutti, marito, figlio, zio, nipote, cugino, bisogna lavorarci perché loro non vogliono che noi stiamo così. Non vogliono assolutamente e lo continuano a ripetere. Perché per noi la vita continua di qua, per loro la vita continua di là, ma la stiamo camminando insieme parallelamente. È solo da attutire il colpo, ma lo attutiamo tutti. Tutti. Ciao Angela, ciao ciao. Jerry, più volte prima di dormire dico di venirmi in sogno, che non ho paura, anzi sarei felice di vederlo, ma in realtà seppur poco dormo pesantemente, perché questo è il tuo sonno. Quindi è così, però di sicuro lo sogni, è che non te lo ricordi. Ciao Piera, ciao, 5 giorni prima che mio figlio avesse l'incidente. Io e lui abbiamo pulito la sua camera da cima a fondo. Lui ha buttato tante cose sue, io ero sulla sedia, mi passò un oggetto da mettere sulla mensola. Io dentro di me ho pensato, chissà se la prossima volta che pulisco questa mensola mio figlio c'è ancora. 5 giorni dopo, lui era in moto, una macchina gli tagliò la strada. Ci stavano avvisando? Sì. Sì, Piera. E ho tutti i brividi. Ma da come l'hai scritto tu. Sì. Ciao Gerardo, ciao Chiara Di Maio. Una domanda da piccola. Una domanda. Da piccola, intorno ai 10 anni, mi sentivo sempre chiamare per nome, voci di bambini che giocavano e ridevano. Lo raccontavo e mi dicevano che era la mia mente, però so che era qualcosa di più. Faccio spesso sogni premonitori, potrebbe essere un dono, come posso lavorarlo su di me? Allora, le premonizioni è difficile lavorarci su, cioè da come lo so io. Ciao Manu! Ciao amica mia! Allora, le premonizioni difficilmente le puoi lavorare perché arrivano in sogno quei sentori. Quindi devi solo metterti in ascolto. Andare a letto e dire ok, mi metto in ascolto, sono al vostro servizio. O trovare tu una frase, magari usando quella frase, usando quell'intento, magari verrai aiutata di più. Ok? Ciao Lolli Stefania. Ciao. Allora, so che devo cominciare a fare di più per comunicare con l'oltre. Lo sento prepotentemente, prepotente, dentro di me. Devo fare dei corsi di metà, ma da dove iniziare? Allora, bisogna capire quello che tu senti, innanzitutto. Bisogna capire se il mondo dello spirito che spinge o è il tuo interiore, la tua mente che ti fa spingere. Ok? Perché da dove iniziare dipende cosa senti e cosa percepisci. Ok? Un corso ti sicuramente ti può aiutare, però devi anche capire che il mondo dell'oltre non spinge, fa fare le cose con calma, e te lo posso dire per esperienza. Perché quando si è risvegliato il tutto, ci impiegherò una vita a capire come funzionano. Però mi hanno fatto fare sempre le cose con calma. Quindi la voglia di fare un corso è arrivata molto dopo, quando ho incominciato a incuriosirmi, quando ho incominciato a sentire determinate cose, a capire, a percepire. Allora lì ho chiesto di fare un corso per capire e sviluppare ciò che stavo sentendo. Però
io mi guardavo YouTube, cercavo di capire le aure, come vedere le aure. Non è che le vedevo prima, ci è voluto una vita prima che cominciasse a percepire e a vedere le aure. Ho cominciato a vedere YouTube, i filmati di Roll, determinati filmati per capire cosa faceva lui, come muovermi. Io ho fatto così, però dipende lo sento prepotente dentro di me, dipende se loro non spingono, dipende se è un tuo sentire dal cuore o dal cervello. Grazie a te, la Ombre, veramente di cuore, grazie a te. Marilena Di Vito, quando si parla di karma, la nostra anima che decide di imparare la lezione con una nuova vita, ok. Diciamo che noi scendiamo con un karma da scontare, lo decidiamo prima di scendere, ok? È la nostra anima che decide di imparare la vita, di imparare la lezione, certo, quello sì. Ok, Anna Farella, non c'è nessuno nel mondo. No, non è che non ti rispondo mai, Anna Maria, ti ho chiesto gentilmente cosa significa parare. La parola che è scritto, perché non riesco a capire quello che è scritto. Ok, adesso l'ho perso il messaggio. Me lo riscrivi, ma non riesco a capire. O è sbagliato a digitare paraladisia, che è qualcosa del genere, perché non riesco a metterlo nella frase. Ok, non riesco a capirlo. Se me la riscrivi, ti rispondo e come. Però se stavi attenta, ti avevo detto anche che non riuscivo a capire quella parola. Ok. Ok, Anna Farella. Ok, allora, di sicuro c'è un uomo un po', probabilmente un po' robusto, che aveva questo vizio. Può essere anche un nonno, eh? Ok, Lolli, mi sveglio sempre dalle 3 alle 4, perché? Perché c'è un'energia molto diversa tra quell'orario, così so io, così mi hanno spiegato anche a me. Ok. No, non dormo in camicia da notte, quindi potrebbe essere un'altra persona. Esattamente. Io devi togliere, io te l'ho chiesto, Franca, perché devi escludere tutte le cose, ok? Quindi esattamente, potrebbe essere un'altra persona che magari fra una settimana trovi sul giornale o è già successo e le si è fatta vedere, ok? Devi informarti su questa cosa. Allora, ciao Tina De Angelis, è un periodo che mi stanno succedendo tante cose. Ieri mentre parlavo con una mia amica mi stava raccontando che la figlia è stata investita da una macchina. Mentre lei raccontava, io ho visto una bambina e un bambino che prendevano in braccio questa ragazza e l'hanno appoggiata sul marciapiede. In poche parole, l'hanno protetta. La madre mi ha detto che sicuramente erano i bambini che lei ha perso. Bravissima. Anni fa la ragazza realmente si è sentita prendere in braccio e ha provato una grande emozione. Perfetto, Tina, esattamente, ti hanno mostrato ciò che è successo. Bravissima. Allora, Nadia, nascendo con la dote di medio, si percepisce pure senza studio? Magari. No, nel senso, no, la nostra vita è molto più difficile. Magari perché studiamo tanto, ma studiamo di notte, studiamo di giorno, studiamo tantissimo, facciamo anche noi corsi. Allora, nascendo la dote di medium si percepisce pure senza studio, approfondimenti spontanei oppure no? No, noi, io frequento corsi e mi studio sempre di più e mi metto sempre di più alla prova e cerco sempre di capire di più, cioè non mi fermo. Quando ho incominciato io, ancora 10 anni fa, quando è tornato, più che cominciato, avevo visto un video su come si poteva percepire l'energia. Ok, ho imparato determinate cose guardando roll delle carte, il caldo, il freddo, come capirle. Ho visto dei video di altri medium. Poi mi sono informato e ho fatto approfondito con dei corsi. Ma studio ancora di notte. Di giorno studio ancora perché
Perché la medianità, Nadia, è sempre in forte cambiamento, non si ferma mai. Non è che dici, ah, ok, sono arrivato a sentire il mondo dell'oltre, mi fermo perché sono arrivato. No, è arrivato il sentire. Bene, vediamo cosa posso sentire di più, perché ogni medium ha le sue qualità, non tutti hanno le stesse qualità. Ok, quindi. Oppure quando comincio a vederli, bene, vediamo come mi parlano con l'energia, cosa mi dicono e cambiano colore o in base al carattere, in base al momento che ridono, al momento che mi fanno sentire che stanno sgridando, cioè cambia tantissimo, devi metterti sempre innanzitutto in discussione e poi devi sempre capire tutto ciò che ti gira intorno. Ti faccio un esempio che tutti sanno, ma non so se ultimamente molto tempo, hanno cominciato a farmi sentire il gusto di quello che preparavano. Ok, vedevo perché lo sento, perché vedevo le persone che venivano, mi facevano vedere che erano capaci di cucinare, cioè che cucinavano, scusa, capaci, che cucinavano perché gli piaceva mangiare in tavolate con tante persone. Bene, gli ho detto, bene, mi fai sapere cosa cucini, mi fai sentire quello che cucini. Bene, allora mi facevano sentire il ragù che magari non metteva sale, o il ragù che c'era più sale, o la pasta quella che mangiavano. Quindi, per quello che dico, noi studiamo anche durante un contatto, cerchiamo di capire come funziona sempre di più. Quindi siamo sempre in cammino e siamo sempre a studiare quello che siamo. Ok? Ciao Cinzia. Allora, io gli animali li vedo, nel senso che può capitare, non so se possono mandarci. Allora, ripeto, quando faccio un contatto medianico, probabile che se può passare un gatto, un cane che la persona aveva, sì, può essere che si fanno sentire perché magari era abituato a dormire sul letto della signora di questa casa, allora si fanno sentire, ma messaggi non lo so. Non so risponderti a questa cosa. Ok? Grazie a te, Piera. Grazie a te, Ale, delle tue domande, ma ci mancherebbe, io sposto, sbaglio sempre, ok? A muovere le cose. Michela Bellomo. Ciao, Michi. Ciao, Jerry. Qualche giorno prima che morisse mio fratello, ok? Ho avuto un sogno lucido. Perfetto, mai avuti prima. Dove dicevo, avevo una telefonata di mio fratello che mi diceva che stava per morire. Dopo qualche giorno è successo, la settimana esattamente. Certo, perfetto, lo sapeva. Ma ti spiego una cosa, Michela. Non è detto che la persona che sia venuta ad avvisarti che ti ha chiamato era tuo fratello, ok? Tante volte il mondo dell'oltre, per non farci spaventare o per renderci la vita più, la situazione più semplice, ci fa vedere quella persona, ok? Ma magari quella telefonata non te l'ha fatta tuo fratello, ma te l'ha fatta una persona che stava nell'oltre, ok? Perché tante volte, te lo dico questo, Michela, perché tante volte la gente mi dice: t'ho sognato, che mi parlavi di mio papà e cercavi e abbiamo fatto pace, ok? Si vede che il suo papà, per riuscire a far pace con questa persona, è andato in sogno da questa persona con il mio essere, con la mia fisicità, così per tenerla calma e per parlarci, per far pace con lei. Ok? Così mi sono spiegato meglio. Ciao Roberta, ciao Gerardo. Quelli che vengono chiamati miracoli sono effettivamente miracoli, succedono perché ad esempio una brutta malattia. Ok. Per me non era ancora il tempo del trapasso, perché tu hai desiderato di guarire da questa malattia. Poi i miracoli esistono e ce ne sono una caterva. Quindi sì, ma ti posso dire anche che il tuo stato è perché tu hai scelto di guarire. Ah, io ho capito, io ho una brutta malattia, scusa, scusa. Poi, no, non ho sbagliato a leggere. Ok, perché infatti l'ho letto, non è ancora il tempo del trapasso. Sì, perché l'anima sceglie di guarire. Ok?
Ok. Sara, mi è successa la stessa cosa dopo aver avuto un incidente a 18 anni con il motorino. L'unica volta che non avevo sul casco, ho visto mio nonno che mi prendeva in braccio e mi metteva sul marciapiede perché stavo svenendo. Se fossi caduta mi sarei spaccata la testa. Avevo la faccia deforme. Ok, grazie a te, Lolli. Ok, Nadia. Sara, scusa. Allora, si parla degli anni 79, 96, 97. Stavo lavorando in un cantiere a Bergamo, che vi faccio ridere, questo cantiere l'hanno chiamato Residenza Federica. Sapete che mia moglie si chiama Federica, nulla è a caso. Già quando avevo 15-16 anni, quindi sapevo, cioè mi davano già segnali e io facevo finta di niente. Comunque, sono in questo cantiere, c'è questa la soletta, ok? Sapete che le solette del pianerottolo esterno, ero a 6 metri d'altezza, secondo piano, terzo. Succede che tra la soletta e il ponteggio ci passa una persona, caso vuole metto il piede in fallo, sto per cadere. Non è il fatto di cadere, è il fatto che stavo cadendo sulle chiamate di ferro del vespaio del piano terra. Quindi tutte le chiamate così in piedi sarei morto, infilzato. All'ultimo cavalletto del ponteggio sento un uomo, ma io so già chi è. Non, là non sapevo chi era, che mi solleva e mi appoggia a neanche un metro sulle macerie. Io vengo ricoverato, ma perché mi si ingrossa la milza per la botta. I miei collaboratori di lavoro, tutti con le mani disperate perché stavano scendendo dall'altra parte, non si sa, ma sono qua a raccontarvelo. Non era il momento, perché avevo scelto di fare questo percorso e quindi mi hanno, quella porta l'ho scavalcata e sono qua a raccontarvelo. Quindi è capitato anche a me una cosa del genere e viverla e capirla dopo tanti anni è tantissimo. So chi è stato quell'uomo e lo ringrazio ogni giorno. È di là comunque quell'uomo, eh. Quindi è fantastico. Allora, questa sera dopo cena ho avuto dei dolori. Aspetta, Sonia. No. Nadia, Sonia, non l'ho letta. Questa sera dopo cena ho avuto dei dolori e forte acidità di stomaco. Brava, Nadia, Nadia, Sonia, mattina, brava, brava. Ah, Giusy, scusa, non l'ho letto, Giusy, perdonami. Grazie a te, Anna. Allora, è un movimento energetico anche per te, Franca. L'orologio biologico, ciao Mari, l'orologio biologico non ha orari, hanno funzionalità degli organi, ovviamente energeticamente. Sì. Gerardo, io ho perso tutto il giorno e notte il mondo dello spirito. E la mia età è pazzia? No, è una cosa che ti piace, è una cosa che hai sempre in mente, non è pazzia, assolutamente, perché è una cosa che ti piace, come un uomo che lavora sulle moto dalla mattina alla sera perché gli piace e ci pensa anche di notte. Katusha Sinopoli, ciao, anch'io sempre alla stessa ora mi sveglio verso le 3 di notte, vuol dire qualcosa? No, si vede che il fisico sente questo cambiamento energetico, come ha spiegato Mary prima. Ciao Mariella, nel mondo dell'oltre ci sono case ospedali come si descrivono? Esattamente, sì, esatto. Non ho la verità, però guardando lo Soler dovrebbe essere così. Gerardo, ma perché viene a russare vicino a me pur sapendo che mi dà fastidio? Non lo so, Gioia, non lo so. Dovrei controllare perché. Ciao, ciao Colomba Corsi, ciao.
Ciao Marcella Murgia, ciao. Ciao Gerardo, è da un po' che cerco di capire il perché di certi eventi a me capitati. Ho fatto una lettura dei registri akashici dove mi si spiega quale potrebbe essere il legame tra le mie vite passate e questa attuale e che vi sia oggi me un risveglio per cui dovrei affinare certe conoscenze che mi appartengono in un'altra vita, molto remota, e che allora ed in altre vite non sarei riuscita a praticare per via degli ostacoli e degli impedimenti. Cosa potresti suggerirmi per poter chiarire questi punti oscuri? Qua bisogna capire bene, anche qua non è una situazione semplice da spiegare così, Gioia. Penso che chi ti ha aperto i registri akashici ti abbia spiegato qualcosa. Non penso che ti abbia lasciato con tutti questi dubbi. Ho capito, lei ti dice che certe conoscenze che ti appartenevano, ma te le avrà dette. Non riesco a darti una risposta perché dovrei entrare dentro per capire il tutto, capito, Marcella? Allora, Maria Isabella, Porto Rico. Ciao. Domanda: com'è possibile che compaiano degli oggetti dal nulla? Da come si formano e chi li porta? È possibile che usino la loro energia, ma anche la nostra? Sono loro. Sono loro anche quando tu non trovi le chiavi di casa e ce le hai lì davanti. Dopo un po' riguardi, sono lì davanti. Fanno sparire una scarpa, poi la trovi dall'altra parte. O fanno. Sono loro. E usano la loro energia, non la nostra. Grazie a te, Cinzia. A me succede una cosa strana, mini Viganò. A volte scrivo delle domande, scusa, a mia madre che non c'è più. Poi aspetto e scrivo quello che sento, poi mi metto via il foglio. Dopo parecchi mesi vado a rileggere le risposte. Hanno riscontro con quello che è avvenuto. Bene, perfetto. Bravissima. Quindi stai usando la scrittura per avere delle risposte. Di sicuro tu fai delle domande a tua mamma le trasmette alla tua guida, la tua guida te le fa scrivere, quindi perfetto. No, aspetta, no, Cristina, l'anima sceglie di guarire prima di incarnarsi. Allora, noi abbiamo tutti un percorso di vita. Ok? Grazie Loredana. Scusa, grazie Loredana. Sì, è per qualcuno degli altri. Bravissima. Allora, bravissima. Ok, grazie. Allora, diciamo che te la spiego in questa maniera. Ci sono delle porte nella vita che noi possiamo scegliere di uscire prima, no? Lo so. Quindi una morte prematura, eccetera, eccetera. Ma l'anima può scegliere anche di guarire da una malattia. Non è detto che debba andare per forza di là. Ma noi non lo sappiamo, neanche chi ce l'ha, capito? Quindi non è semplice spiegarti questa cosa. Allora, può scegliere di guarire prima di incarnarsi? Sì, vuol dire che può essere anche, te lo spiego così. Può essere che questo un'anima scenda e dica, prima di scendere, che tra i 60 e i 65 anni voglia passare, ok, un periodo con un problema fisico, che sappiamo tutti. Però dopo lei guarisce, ok, ha deciso già dall'aldilà. Ma noi non possiamo saperlo, neanche i guaritori non possono saperlo, ok? Quindi noi diamo aiuto, siamo qua apposta a dare aiuto a questa persona per scegliere quello che vuole fare, ok? Ma noi non sappiamo se lei l'ha già scelto. Capito? Spero di essermi spiegato. Ciao Claudia, ciao ciao. Allora, Jerry, mio nonno è morto nel 90. Sara Nicole Coppini. Ormai
Dico tutti e tre così non mi confondo. Mio nonno è morto nel 93, l'incidente l'ho avuto nel 98 ed è stata l'unica volta che l'ho visto. Mai un sogno, mai nulla. Sono cresciuta con lui e la nonna. È il mio omone buono. Bravissima. Sì, ci salutano. Nadia, Sonia, vedi perché dico tutti i nomi. Nadia, Sonia, Mattina. Io una volta stavo per essere investita, ma qualcuno mi ha spinta senza cadere. Mi ha spinta senza cadere. La spinta era forte, ok. E ho capito, Marcella. Ok. Una guaritrice curandera. Ok, ma lei ti ha detto quindi. Ok. Grazie Katia. Grazie mille. Marcella, quindi dovrei riappropriarsi di queste conoscenze, ma come devo fare? Grazie a te, Mini, e devi capire tu, ci sono dei corsi, però bisogna capire bene queste cose. Cioè, prova a fare una regressione, un'ipnosi regressiva, ti sarà più delucidante questa cosa, capito? Per quanto riguarda Marcella Murgia. Nadia, Sonia, Mattina, cosa no io? Per piacere. Allora, è possibile che usino i numeri per comunicare? Sì, nel mio periodo più buio, ancora oggi durante le brutte giornate, vedo sempre lo stesso numero. Esatto. Sempre, in ogni modo, si presenta. Come posso capire chi è? E soprattutto, è possibile. Non ti serve capire chi è, tra virgolette, Marina Di Vito, ma ti serve capire che loro ci sono, ok? Puoi capire chi è, magari a qualcuno che piaceva molto la matematica, ok? Però l'importante è che capisci che loro ci sono. Tanto prima o poi questa cosa ti verrà detta chi è. Ma l'importante è che sai chi sono, cioè che ci sono nelle tue giornate buie e loro sono con te, ok? Oppure Marcella Muggia fare un'ipnosi regressiva per vedere determinate cose che ti hanno detto i registri akashici, ok? Come posso spiegarti? Prova così, ok? Ciao Federica Ciman, ma perché mi fanno sparire gli oggetti e poi rimetterli dove li avevano cercati? Mi capita molto spesso. Cosa non voglio dire? Sono allora il mondo dello spirito, Federica, con noi gioca perché non ci vogliono vedere giù di morale. Perché vogliono sempre la nostra felicità, perché ci aiutano ad andare avanti, quindi loro fanno questo perché giocano. Guarda che anche a me capita, ma non perché io faccio di bianchino, tante volte appoggio la cazzuola per terra, dopo guardo giù non c'è, guardo a destra, guardo a sinistra non c'è, ad un certo punto dico ma mi hai preso la cazzuola, no, riguardo, mi fa guarda che ce l'hai sotto i piedi, poi guardo ancora lì dove l'avevo lasciata. Giocano e io rido. Io perché gli dico grazie, magari è un momento buio, magari è un momento che loro mi fanno ridere e io rido, perché il mondo dello spirito è questo. Allora, penso continuamente a mio fratello, Tiziana Simola, che è morto 9 anni fa. A volte il pensiero è fortissimo. C'è qualcosa che vuole dirmi, non riesco a essere più serena di lui. Allora, penso a mio fratello che è morto 9 anni fa. A volte il pensiero è fortissimo. Ma allora, lui vuole, forse è perché lui vuole che tu stai serena. Lui sta bene. Stai serena che lui sta bene. Forse ti sta spingendo a capire di stare serena perché lui sta bene. Con chi potrei farla? Dopo te lo scrivo. Sì. Allora, devi chiedere, devi farla con Pamela Vona. Ok? Lei ti fa altro che dormire. Chi l'ha fatta con Pamela lo sa. Lei ipnotizza chiunque. Quindi ti porta ovunque. Quindi chi ha fatto. No, no, te lo dico io, si chiama, devi contattare Pamela Vona. Sono tempi un po' lunghi, ma ti può aiutare veramente molto. E vai tranquilla che ti ipnotizza. Ciao
Ciao Chiara Di Maio. Gerardo, io mi affascino. Io mi affascino quando parli dell'oltre, mi incuriosisce molto. La madre cosa farà? La madre cosa farà di là? Tua mamma studia. Sì, esatto. Pamela, non parola, Pamela. Ok, ma mi sono sbagliato a digitare, Marcello. Allora, tua mamma sta studiando di là, va avanti, si cresce sempre. È possibile che a volte sia Mariella Marino, ciao. È possibile che a volte siano circondati di energie e spiriti negativi che influenzano il nostro stato d'animo e ci creano ansie? Sì, è possibile. La trovi su Facebook, Messenger, la trovi ovunque. Ciao Sabrina Piccoli. Ok, va bene Marcella. Jerry, se ci apriamo per percepire qualche nostro caro, non rischiamo di far entrare energie negative? Sì, esattamente Sabrina. Allora, vi do l'ultima risposta, poi andiamo a Nanna, ok? Allora, quando si parla dell'oltre, ok, bisogna capire che c'è anche il basso astrale, ok? Quindi, certo che se non ci puliamo, non ci proteggiamo, non facciamo determinate cose, ovvio che possono influenzarci energie negative, ma possono anche prendersi gioco per farci sentire qualcosa che noi non siamo. Ok? Per quello si fanno dei corsi, per quello si fanno determinate cose per capire se veramente si ha questa dote della medianità, non parlo della sensitività, della medianità. Perché, come ripeto, siamo tutti sensitivi, ma non tutti sono medium. E i medium non è la persona solo che contatta l'oltre, contatta le guide. Il medium fa tantissime altre cose che non posso stare qua a elencare, ma non perché arrivano proprio da dentro. Il medium non è quella persona solo che ha un contatto medianico. La sensitività ti può far capire di avere un contatto medianico, perché tu quando studi sensitività, quando fai corsi, studi anche la psicometria, quindi un contatto psichico. Ok? Io faccio un esempio, non so se c'è quella ragazza, comunque anche se ascolta la differita lo sa. Questa ragazza la conosco, ok? Conosco la famiglia. E ogni tanto fanno dei contatti. Però cosa succede? Succede che chiedo al mondo dell'oltre di darmi indizi diversi da quelli che mi danno sempre, per fargli capire che parlano con loro. Ieri sera o l'altra sera, il papà di questa ragazza, per farmi capire due date di nascita, mi ha fatto fare delle moltiplicazioni. Non è mai uscita questa cosa che suo papà era bravo in matematica e tutto il resto, gli piaceva fare queste cose. Ma per darmi due date mi ha fatto fare le moltiplicazioni. Per fargli capire alla figlia che era lui che comunicava con lei. E non è un contatto psichico, è un contatto medianico. Perché se fosse stato un contatto psichico, gli avrei dato le due date di nascita. Invece lui, nell'orecchio, mi ha dato due operazioni da moltiplicare per dare queste due date di nascita. Quindi questo è un esempio di un contatto medianico. Ok? Quindi siamo tutti sensitivi, si può percepire l'energia, ma per avere un contatto medianico c'è ancora più di un gradino da fare. Perché tutti possiamo sentire l'energia che ci gira intorno. Se la persona è nervosa, come scrivere un messaggio, tutti, però per avere un contatto medianico è tutto diverso. Ok? Ah, ok, scusa. Ah, ok, Nadia, ok. Era Giusy, vero? Sì, ok, mi ricordo. Ok, ragazzi, ragazze, io vi auguro una buonanotte. Ci vediamo alla prossima nostra diretta.
Vi ringrazio per le vostre preziosissime domande, vi ringrazio veramente per stimolarmi ogni volta che facciamo ogni nostra diretta. Io ringrazio voi perché le persone splendide siete voi, tutte voi, per ogni lavoro che fate sulla terra e non sulla terra. Quindi grazie a tutti a voi, vi auguro una serena notte, un bacio forte, buonanotte a tutti. Ciao Katia, ciao, un bacio, ciao ciao.